le novità sono tante, e ce n'è una grande, io credo, che oggi mettiamo in campo un progetto che prova a rimettere... Allora, Mascherino, oggi è un punto zero, una partenza, c'è qualcosa di nuovo che si affaccia nella città e per la città. Sì, una novità vera. Perché finalmente, mettendo da parte, diciamo così, un po' di particolarismi, proviamo a riscrivere una narrazione comune con un progetto inclusivo, aperto, plurale, che si chiama appunto In Comune, dall'idea della condivisione, ma anche dall'idea di portare un pezzo di città ad essere rappresentata e a rappresentarsi con i propri sogni e le proprie aspettative all'interno delle istituzioni locali, riprendendo uno spunto, anche una suggestione da alcune esperienze vincenti che ci sono state in Italia e nel resto d'Europa, a partire appunto dal municipalismo di Barcellona in Comune, di Ade Colau. E poi parte veramente una nuova avventura in cui ognuno porta la propria storia, la propria biografia, e la cosa bella è che in questa sala strapiena, moltissimi giovani, tante persone, la maggior parte delle persone non viene da esperienze di impegno politico, perlomeno nelle forme tradizionali, in quelle classiche che abbiamo conosciuto nei partiti del Novecento. E allora avere uno spazio di impegno, di partecipazione, di un pezzo di città che ritrova gli strumenti, gli spazi, la voglia e soprattutto la passione di fare politica e di farlo per la città, beh, credo che sia una bella notizia, una bella novità non solo per la sinistra ma per tutta Fano. Ecco, nuove leve, nuove idee, freschezza, c'è aria di rinnovamento e di cambiamento, è un'esigenza che voi avvertite forte. Sì, noi in questi anni un po' l'abbiamo anticipata a Fano attraverso tante esperienze, ma a Fano, come nel resto del paese, c'è anche un tema generazionale, quello anche della rappresentanza di nuove generazioni che si affacciano all'impegno civile, politico, e credo che qui a Fano sia una cosa buona e giusta mettere uno spazio a disposizione anche dei tanti giovani che in questa città fanno politica nelle associazioni, nel volontariato, nel mondo dello sport, ma spesso sono, come dire, riluttanti a farla nelle forme tradizionali e classiche della politica. Bene, noi vogliamo sfondare questo recinto, vogliamo superare questi schemi e vogliamo veramente che queste ragazze, questi ragazzi, queste donne, questi uomini siano pienamente protagonisti della vita democratica della nostra città, e In Comune è il progetto per realizzarlo. Il sacrificio, la passione di qualcuno di noi. Serve una passione collettiva, serve una storia collettiva, e per farlo bisogna anche superare alcuni stili. Io quello che ci tengo veramente a dire è che non è un caso, e l'ho detto anche stamattina, non è un caso che anche adesso io sia qua a parlare e a metterci la faccia. Allora, oggi sono presenti tante persone qui, possiamo dire che segna il passo di un rinnovamento della politica e anche della compagine personale di tante persone che vogliono mettersi in politica. Oggi è un giorno particolare. È esattamente così, oggi comincia una nuova avventura, comincia una cosa nuova, un percorso che vuole cambiare nelle nostre intenzioni radicalmente il modo di far politica, i linguaggi della politica nella nostra città, e lo vogliamo fare includendo persone nuove come me che possono trovare qui uno spazio che mancava per portare avanti un impegno politico, sociale, civile che prima non potevano fare per mancanza di spazi idonei, che noi finalmente vogliamo regalare alla città. Ecco, una partenza dal basso, volete coinvolgere chi non ha una visibilità, chi non ha trovato uno spazio e non si è identificato in niente fino adesso. Esattamente, l'idea di fondo è questa, si voleva andare oltre gli schemi classici della politica, creando uno spazio nuovo, uno spazio che permettesse alle persone che fino adesso amavano la politica ma non volevano impegnarsi perché mancava appunto un soggetto corretto e giusto dove poter fare questa cosa, e In Comune vuole essere appunto aperto, inclusivo, e vuole regalare la possibilità a tutti quelli che finalmente vogliono provarci, hanno voglia di impegnarsi, di venire qua, di provare a parlare con noi almeno, ecco, e di vedere se il progetto è quello che pensiamo anche noi, gli piaccia. Io spero che anche voi come me crediate nel progetto e vogliate metterci la faccia. Allora, registriamo tanti ragazzi, tante giovani generazioni qui in questo punto di partenza di In Comune, quindi In Comune si rivolge ai giovani, si rivolge a quanti vogliono impegnarsi fin da subito in questa avventura. Certamente lei ha ragione, come lei dice sono molti giovani presenti questa sera in questa sala, è un punto di partenza, e In Comune vuole riportare al centro le esigenze delle persone, dei giovani,
le idee, le persone, gli spazi, come dice nel sottotitolo della lista. Credo che non soltanto sia possibile che questo avvenga, cioè che ci siano sempre molti più giovani, ma sia auspicabile. E quando la politica riesce a fare in modo che ci siano le persone giuste, gli spazi giusti, a dare gli strumenti giusti alle nuove generazioni, le nuove generazioni dimostrano sempre che non si tirano indietro, anzi che sanno apportare delle idee molto positive, molto innovative. Hanno avuto modo di farlo in passato e lo faranno di nuovo anche con In Comune. Tanti che ci sono nella nostra comunità. Quindi In Comune è un progetto che nasce oggi, ma che deve ancora nascere. In Comune è un'esperienza che si pensa come essere fanese, ma in realtà si ispira a qualcosa di più ampio, che già è concretamente dentro la politica europea. Voliamo in Spagna, a Barcellona, dove questa esperienza dal basso ha trovato poi un'applicazione pratica nel governo della città. Sì, è proprio così, e vorrei partire proprio leggendo l'esperienza dell'Europa delle città vicine, che è un convegno che si è tenuto alla Casa delle Donne lo scorso anno e da cui è uscita questa pubblicazione. In questo convegno si dice: le città vicine organizzano un convegno su quanto sta accadendo in Europa e sulle prospettive e possibilità che abbiamo di aprire nuove vie in Europa per un'Europa più vicina alle vite, ai bisogni e ai desideri. Circa in Europa un'energia tra donne e uomini che, mossi dal desiderio e dalla necessità di mettere al centro l'importanza della vita, scambiano saperi, intenti, esperienza, dando consistenza a nuove forme di esistenza e a parole che si scrivono in un altro vocabolario, in un altro simbolico. Io direi che la sindaca di Barcellona ha messo in campo tutte queste azioni, e la cosa che sento molto molto affine a me è proprio la sua idea di migrazione. Quando la sindaca di Barcellona parla di migrazioni, non ne parla mai come un aspetto negativo, ma ne parla come movimento di popoli che arrivano, di popoli che viaggiano, di popoli che si muovono. E il suo approccio è un approccio sia concreto che simbolico. Lei sa affrontare le paure e sa guardare negli occhi le persone che hanno paura di chi è diverso da noi, però sa trovare anche soluzioni concrete che mettono al centro le persone. Fano è una città che In Comune ha tanto di questo, è una città solidale, è una città che ha molte esperienze positive, è una città antifascista, è una città che si riconosce nella sua Costituzione, è una città che si riconosce nei diritti umani, ed è per questo che noi sentiamo molto vicina l'esperienza di Barcellona, come la sindaca di Barcellona sente vicino a lei l'esperienza di Riace, molto vicina. Noi In Comune pensiamo che sicuramente si possono trovare nuovi modelli d'accoglienza, si possono trovare nuove forme che arricchiscono sia l'uno che l'altro, che arricchiscono una comunità, e quindi l'importante è affrontarle le cose e le storie e poi pensare a come insieme si può agire, e Fano In Comune può mettere tanto. E se uno sogna da solo è solo un sogno, se invece uno sogna insieme a molti altri la nuova realtà che comincia. Persone, spazi, idee non sono dei concetti astratti. In Comune vuole mettere in pratica questa trilogia di espressioni per rappresentare più anime e più consenso possibile nella città. Diciamo che la nostra città ha bisogno di continuare una buona esperienza fatta anche di ricerca, di innovazione, di sviluppo, di tante donne e tanti uomini che hanno a cuore il nostro paese. Per cui appunto questa trilogia deve essere assolutamente fusa con i concetti dei saperi, della cultura, dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente, diciamo della cura di tutto il nostro territorio. Questa è una città che crede fortemente nel proprio futuro, questa è una città che vuole continuare, diciamo, ad essere plurale, una città aperta. Fanno una città In Comune, appunto. E che ci hanno portato fino a qui, e cioè la democrazia, l'antifascismo, la giustizia sociale. Allora, la nascita di una nuova compagine politica, di un crogiolo di idee come è questo di In Comune, è un momento bello che segna un passaggio importante nella vita cittadina. La sinistra sostiene questo progetto, lo affianca, lo supporta? Sì, Sinistra Unita ha sempre creato le condizioni per una sua evoluzione. Noi siamo partiti come
un'alleanza fra i vari partiti della sinistra, poi siamo diventati una forza unitaria dei partiti, togliendo quindi tutti i simboli. Siamo stati protagonisti della vita politica fanese, prima dall'opposizione e poi al governo. E solo che questo non basta più, abbiamo bisogno di creare un processo di apertura, perché ci sono realtà che ce lo chiedono, ci chiedono di creare delle dimensioni più inclusive, nel senso che di lasciare fuori e oltre le appartenenze di partito, e quindi Sinistra Unita cerca questo cambiamento, questo rinnovamento, queste nuove energie. La società cambia, ci chiede di cambiare, e quello che noi vogliamo è creare un'offerta per un impegno politico, una scelta elettorale che sia alternativa a quelle che sono quello che è il razzismo, la xenofobia e il populismo delle nuove destre. Noi entriamo, Sinistra Unita non si scioglie, entra dentro questa nuova soggettività con i suoi valori, che sono quelli della Costituzione, quindi la democrazia, l'antifascismo, la giustizia sociale e l'ambientalismo.